in primo piano questa mattina anche il fermo di un tunisino bloccato appunto a Latina, evaso in Francia. Si tratta di un uomo che aveva tra l'altro esaltato l'operato degli autori degli attentati di Tolosa, in cui rimasero uccise numerose persone. Ne parliamo con Diego Parente, direzione centrale della Polizia di Prevenzione, che ci ha raggiunti al telefono. Buongiorno Parente. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori, telespettatori. Le chiediamo subito qualche dettaglio in più sull'operazione. Ma innanzitutto vorrei evidenziare che si tratta di un'operazione molto importante, perché ha consentito di rendere inoffensivo, senza colpo ferire, un italo-marocchino quarantenne che era evaso da una struttura psichiatrica francese verso fine del mese di maggio, e che era un soggetto estremamente pericoloso perché univa ad un profilo evidentemente radicalizzato anche una importante instabilità mentale. Di questo soggetto noi avevamo già trovato delle tracce nell'immediato, dopo la comunicazione che c'era stata fatta dalle autorità francesi presso alcune stazioni ferroviarie, in particolare Genova, Roma e Napoli. L'attività si è fatta più serrata a seguito di alcune mail che lui ha inviato a struttura di polizia francese, dove minacciava, fra le altre cose, azioni suicidiarie ma anche omicidiarie. E grazie ad una rapida comunicazione di queste informazioni, resa possibile dal servizio cooperazione di polizia, la sala internazionale che attiva 24 ore al giorno, e grazie anche ad una reattività che ci ha consentito di mettere in campo le migliori risorse, sia strumentali, quindi tecnologiche, che umane, nostre e della questura della Tilos di Latina, siamo riusciti in pochissime ore, a restringere il raggio di ricerca e infine a individuarlo e a bloccarlo, ripeto, senza colpo ferire. Ecco, Parente, abbiamo letto appunto che aveva esaltato in qualche modo l'operato dei terroristi. Era legato ad ambienti terroristici? Allora, questa è una domanda probabilmente da rivolgere alle autorità francesi. Noi sappiamo che lui aveva la FICES, la ormai è famigerata FICES, era considerato un soggetto pericoloso, era stato denunciato per apologia del terrorismo. Non ci risulta al momento che avesse contatti di quella natura in Italia. I contatti che aveva in Italia, che probabilmente lo hanno agevolato per venire in Italia, erano contatti che rientravano nella sua sfera personale, ma che nulla hanno a che vedere con realtà estremistiche o terroristiche. Ringraziamo Diego Parente per il suo intervento a TGCom 24.